Oggi a Macete News ospiteremo il candidato universale, il signor Mario Trotutti, che ci parlerà della sua nuova lista. Buongiorno e benvenuto, signor Trotutti. Buongiorno. Ci può parlare della sua lista, del suo movimento? Qual è il nome che ha scelto? Tutti contro tutti. Benissimo. Siamo proprio curiosi di scoprire le caratteristiche del suo movimento politico. Abbiamo qui una serie di domande degli ascoltatori che vado a leggere. Allora, intanto lei, leggo dalla scheda, è candidato sindaco sia di San Dorligo che di Morrupino. Ma se lei dovesse venire eletto in entrambi i comuni, come pensa di coniugare le due cariche visto che i due comuni non sono confinanti? Passiamo alla domanda successiva. Gli ascoltatori ci chiedono anche la sua opinione in merito alla situazione attuale della ferriera. Se il benzo pirene dovesse superare i limiti di legge e si dovesse dimostrare che le polveri sottili presenti nel vostro comune provengono proprio dallo stabilimento siderurgico, quale sarebbe la sua azione politica immediata? Ultima domanda, signor Trotutti. Cosa ne pensa dei nodi in regione e dei 2.000 posti in bilico dovuti alla delocalizzazione? Bene, ringraziamo il signor Trotutti per l'importante apporto a questa trasmissione. Ora vediamo cosa ne pensa anche il nostro sindaco dei 2.000 posti in bilico.